Ben ritrovati, si è aperta sicuramente una nuova stagione sul fronte sindacale nella battaglia per il lavoro e per i diritti dei lavoratori. Parliamo di questi argomenti oggi con Doriana Bonavita, che è il segretario generale della CISL Campania. Ben ritrovata intanto, segretario, e grazie per aver accettato il nostro invito. No, grazie a voi sempre per l'invito. Allora, questo sicuramente, Bonavita, è stato un mese di lotta, di battaglia del sindacato dal 1 maggio al 20 maggio, quando c'è stata la manifestazione unitaria a Napoli. Queste prime mosse del governo, insomma, vi hanno convinto o vi hanno deluso sul fronte del lavoro? No, la discussione che c'è stata ieri con le parti sociali ha toccato tutti i punti che erano nella nostra piattaforma, quindi posso dire con grande chiarezza che alla fine le cose sulle quali abbiamo condiviso e anche su quelle che poi dovremo rimettere mano, tipo il cuneo contributivo, l'osservatorio sull'inflazione, prezzi e tariffe e quant'altro, e sui contratti. Soprattutto servono poi le coperture economiche, quindi c'è da lavorare ancora per la ricerca delle risorse che secondo noi al momento sono insufficienti, ma comunque il dialogo comunque resta sempre per noi il primo momento da ricercare quando si ha a che fare con la parte pubblica. Ecco, sicuramente, segretario, il lavoro resta un'emergenza nella nostra regione qui in Campania. Il caso Whirlpool ha dimostrato che attraverso le ZES si può dare una speranza, insomma, anche a quelle aziende che vivono un momento di difficoltà. Insomma, questo percorso vi convince? Insomma, qual è la vostra valutazione? Ma le ZES sono una grande opportunità per tutto il Mezzogiorno, peraltro impattano moltissimo anche col bisogno dell'Italia nella sua complessità di avere un ruolo ancora più marcato nelle dinamiche economiche e finanziarie del Mezzogiorno e non lasciarla a soggetti terzi. Uscendo dalla questione della portualità, c'è tutta poi la retroportualità a cui è interessata anche la nostra regione, nello specifico anche le aree interne, per la logistica, quindi come luoghi di aiuto e di sostegno per le imprese che vogliono investire anche in logistica, significa creare dei luoghi franchi dove poter smistare le merci che arrivano da tutto il mondo e spostare l'asse da Amsterdam in Italia e quindi poi nel Mezzogiorno. Ecco, intanto, segretario, parliamo del rapporto con la Regione Campania. Ci sono stati in passato anche momenti di scontro. Adesso qual è la situazione nel rapporto con il governatore De Luca? Siete riusciti ad avviare un confronto più serrato, un dialogo più aperto, diciamo? Ah, c'è stato un timido tentativo a pochi giorni dopo la manifestazione che abbiamo tenuto il 20 maggio, un tentativo di confronto, diciamo, siamo ripartiti da zero nel prendere in considerazione, fare un'agenda di priorità. Noi come CISA abbiamo detto al vicegovernatore e all'assessore Marchiello e Filippelli, che erano presenti insieme ai loro dirigenti, che per noi la priorità lavoro e impattare meglio sulle dinamiche che si verificheranno da qui a qualche mese, quando molti dei nostri cittadini perderanno il reddito di cittadinanza e misure di politiche attive non sono state messe in campo per fronteggiare un disastro peraltro annunciato. Quindi ecco, attendiamo che dalle parole si passi ai fatti. Certamente, tornando intanto alla manifestazione del 20 maggio, vi state battendo contro questa riforma dell'autonomia differenziata. Cosa rischia effettivamente il Sud e in particolare la Campania sul fronte dei servizi, a partire dalla scuola ma anche nella sanità, chiaramente settore che vive una fase di grande emergenza in Regione Campania?
Ma c'è da fare un po' di ordine, perché poi alla fine è facile uscire con degli slogan per cui le risorse stanziate dal PNRR che vanno al mezzogiorno non vengono spese e quindi devono essere avocate ad altre misure progettuali in altri posti del paese. Allora, innanzitutto noi abbiamo i fondi di coesione che servono al mezzogiorno per dare risposte sulle misure e le progettazioni che si possono mettere in campo con quei fondi. Abbiamo quindi il 40% che è destinato al mezzogiorno. Il PNRR, l'Europa è stata generosa con l'Italia, ma perché più della metà di quelle risorse dovevano andare al mezzogiorno e contribuire quindi a migliorare lo stato dei trasporti, piuttosto che dei collegamenti, della transizione poi digitale, quindi mettere, colmare, come si suol dire, il divario sia strutturale che infrastrutturale delle nostre terre. L'autonomia differenziata interviene nel trattenimento del residuo fiscale da parte delle regioni che attualmente, quindi a cose invariate, attualmente maturano all'interno poi delle loro realtà poi regionali. È ovvio che laddove c'è più povertà, quindi laddove abbiamo a che fare con regioni del sud che maturano un residuo fiscale molto più basso, è ovvio che ci saranno servizi inferiori, sia ci saranno risposte sia sul tema sociale, sia sul tema sanitario, dell'istruzione e della poi mobilità e dei servizi in generale, a carico di cittadini che paradossalmente sono dello stesso paese ma hanno trattamenti diversi, e questo non lo possiamo consentire. Ecco, come sindacato, come CISL, siete particolarmente attenti a quanto avviene nel mondo della sanità in Campania? Al di là degli episodi di violenza si registra una gravissima carenza negli organici di medici ed infermieri. A vostro giudizio che cosa deve cambiare, insomma? Ma innanzitutto nel metodo la regione deve ritornare a convocare le parti sociali, le confederazioni, per tutto il tema anche legato al socio assistenziale, perché non dimentichiamoci che la sanità non è solo cura, ma è anche prendersi cura delle i care, prendersi cura delle persone che, smessa la loro degenza in ospedale, tornano a casa ma hanno bisogno poi di assistenza. E se parliamo anche poi delle altre forme poi di fragilità e delle malattie neurodegenerative, è ovvio che la nostra sanità in Campania non risponde a quel bisogno. Sul tema occupazionale quindi avremo tanto piacere ad avere un incontro con la regione, innanzitutto per chiedere lo stato dell'arte delle persone che sono andate in pensione, quelle che sono state assunte con i nuovi concorsi, quelle che sono state poi stabilizzate, e definire insieme a loro una reale e concreta carenza poi di personale, anche perché dovremo parlare finalmente, speriamo si possa fare, della medicina poi territoriale, quindi degli ospedali di comunità che non devono restare delle cattedrali poi nel deserto, ma abbiamo bisogno di personale, e quel personale va reclutato a secondo appunto delle disponibilità economiche che la regione ha, ma anche di norme di garanzia e diciamo di flessibilità che il governo deve mettere in campo. È una battaglia comune, ma la possiamo fare solo se inizia un confronto serio. Ecco, tornando al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come sindacato siete stati molto vigili su questa programmazione, soprattutto sulle ricadute occupazionali, ma rischia, per i ritardi, per le polemiche che si stanno verificando in queste ore, di essere un'occasione mancata? C'è da essere preoccupati? In Campania e nel Meridione e nello specifico non siamo campioni di spesa né di rendicontazione. Ne abbiamo un'esperienza anche per la spesa degli FSC piuttosto che dei fondi comunitari. Siamo ancora con dei residui della programmazione europea 14-20 che dovremo spendere e rendicontare entro dicembre di quest'anno.
quindi voglio dire, non è la nostra eccellenza. Essere capaci a programmare, ma questo è anche dovuto a una poi semplificazione delle procedure amministrative e burocratiche che non aiuta. Il PNRR è un'occasione che non va persa. Il PNRR è un'occasione unica, storicamente unica, non tornerà, e la necessità di spendere quei soldi deve creare un'alleanza migliore fra gli enti sul nostro territorio. I soggetti attuatori non sono solo la regione, i ministeri, ma sono anche enti locali, e gli enti locali, se non hanno il personale o non hanno figure competenti, devono poter essere aiutati e messi nelle condizioni di portare a casa quella progettazione, almeno cantierata, perché poi abbiamo fino al 2026 l'opportunità di andarla poi a rendicontare. È ovvio che quelli sono progetti di piccola stazza, mentre con la regione al tavolo del partenariato stiamo lavorando estremamente bene con il direttore Manduca e con il direttore Negro per fare anche staffetta, nel senso essere anche noi, metterci anche noi nelle condizioni di promuovere, di aiutare, di poter poi sostenere quelle realtà comunali, anche stimolandoli in un confronto poi con la regione per portare a termine appunto quelle procedure che oggi stentano a decollare. Certo, allora per chiudere questa nostra intervista, Doriana Bonavita, in un minuto, quali sono adesso le sfide che avete davanti, soprattutto per dare una speranza ai giovani di questo territorio? Allora, tre cose fondamentali. Metto la prima a cornice di queste questi punti fondamentali. Che il dialogo con la regione non sia semplicemente un'occasione del momento, ma che sia un dialogo reale, costante, dove pensieri diversi trovano poi una sintesi. I giovani vanno motivati nella creazione delle start-up, non vanno lasciati soli, vanno inseriti in percorsi di professionalizzazione in funzione delle richieste del mercato del lavoro, e quindi anche le risorse della formazione, dell'apprendistato, piuttosto che degli ITS, che sono estremamente importanti, bisogna andarli a calibrare per quelle che sono le professioni che servono. Abbiamo bisogno di incentivare meglio e quindi di attrarre nuovi finanziatori, ma non quelli che vengono e depredano il territorio di misure a sostegno e poi vanno via, ma quelli che invece vogliono fare una buona impresa. E dobbiamo fare in modo di migliorare la qualità della vita poi delle persone, quindi un sistema di mobilità, di salute e di istruzione che sicuramente non può vedere un ridimensionamento dei nostri plessi scolastici, perché se lo mettiamo insieme al depauperamento anche poi della natalità, ci renderemo conto che tra un po' non avremo più giovani, non avremo più, un po' perché vanno via, un po' perché non nascono, ma non avremo soprattutto futuro, perché non avremo assolutamente lavoro da dover dare a chi invece oggi ce lo chiede per restare, per investire nella sua città, nel suo territorio. Certo. Bene, proposte, analisi chiare e ampiamente condivisibili. Grazie Doriana Bonavita, segretario generale della CISL Campania. Grazie, grazie, buona giornata. Grazie. Allora abbiamo concluso. In regia per noi Aldo Fenizia. Grazie a voi che ci avete seguito. Arrivederci.